Buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi, buongiorno allo staff digitale che ci consente di realizzare la diretta di questa mattina. Ma soprattutto un benvenuto alla eh, professoressa Vaglio, nostra graditissima eh, ospite che ci condurrà eh, in, questi racconti, in questo percorso di racconti dal passato. Eh, la parola, le parole chiave di oggi saranno sicuramente connessioni, eh, connessioni tra noi e il passato, connessioni eh, tra noi all'interno della nostra istituzione scolastica, in sinergia e compagnia con i nostri eh, graditissimi ospiti, eh, in, in collaborazione con il professor Fontolan che ha curato e organizzato l'evento di, di oggi, in connessione con gli studenti e le istituzioni scolastiche che attraverso il canale YouTube vorranno approfittare degli approfondimenti che, eh, e delle riflessioni appunto rispetto al passato che noi avremo fatto. Altra parola chiave è compito di realtà eh, ma anche approfondimento perché appunto eh, approfondire, riflettere ci pone in eh, collegamento appunto non solo con il passato ma con la realtà di oggi perché appunto Uh, comprendendo ciò che è avvenuto uh, possiamo uh, anche uh, avere una chiave di lettura rispetto al presente e al futuro quindi io non rubo ulteriore tempo uh, agli interventi che saranno sicuramente graditissimi e interessantissimi e uh, lascio la parola al, quindi al professor Fontolan che sarà il conduttore del, dell'incontro di oggi Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento della rassegna di quest'anno, eh, Racconti dal passato. Non siamo voluti mancare come istituto a questo appuntamento anche in questo anno che è stato certamente complicato sotto tanti punti di vista. Racconti dal passato dunque, perché siamo convinti che il passato abbia molto da raccontarci. Può essere un passato prossimo o remoto ma la sua voce vale sempre la pena di ascoltarla, perché ci dà il senso di una storia che vogliamo e dobbiamo sentire come nostra. Vogliamo quindi andare alla ricerca delle nostre radici e ogni ambito del sapere, non solo quello legato alle materie comunemente dette umanistiche, è in grado di offrire un apporto fondamentale in questo senso. Oggi ad aprire il, la nostra rassegna sarà... La professoressa Galatea Vaglio, storica dell'antichità, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia antica presso l'Università La Sapienza di Roma. È stata allieva di due grandissimi nomi nell'ambito degli studi dell'antichistica come Lorenzo Braccesi e Domenico Musti. Scrittrice, blogger e giornalista. Nella sua opera che comprende testi di vario genere, dai saggi come Didone, per esempio, e Socrate, per esempio, alle monografie come Cesare, l'uomo che ha reso grande Roma, ai romanzi storici come Teodora, la figlia del circo ed il suo recentissimo sequel, Teodora, i demoni del potere, e nel suo blog galateavaglio.com e nella pagina Facebook Pillole di storia, si dedica ad una appassionata opera di divulgazione della conoscenza del passato, con stile brillante ed efficace cercando di cogliere le connessioni che legano passato e presente. Il titolo del suo intervento di oggi sarà Non solo un teorema, Pitagora ed i Pitagorici in Italia. Non rubo altro tempo alla nostra ospite e le cedo la parola. Eh, ciao a tutti, sono felicissima di essere qui e ringrazio ovviamente tutto lo staff del, eh, del, dell'Istituto Masotto. Eh, mi spiace di non essere lì in presenza, ma appunto anch'io sono eh, impiegata a scuola e quindi mi riesce difficile appunto riuscire a frequentare poi anche gli altri istituti perché in genere appunto sono, sono in servizio. Quindi abbiamo ricavato questa... questa ora per la connessione ma comunque insomma così resta anche eh, poi il video per chi si voglia eventualmente connettere in, in un secondo momento e eh, ovviamente saluto anche tutti quelli che mi seguiranno eventualmente in differita dunque io sono stata chiamata qui e mh, può sembrare strano che sia una laureata in materie umanistiche a parlare di Pitagora perché questo nome noi lo associamo sempre al famoso Teorema che poi vedremo probabilmente non era nemmeno suo, ma eh, soprattutto diciamo così. Ehm lo associamo all'ambito matematico e ehm, diciamo così che eh, Pitagora mh, dal punto di vista storico è quasi sempre un territorio abbastanza sconosciuto nel senso che viene o studiato in filosofia, in storia della filosofia quando eh, si affrontano i presocratici oppure lo si studia appunto in matematica quando si fa riferimento al suo, al suo teorema in realtà il personaggio di Pitagora però dal punto di vista storico è molto interessante perché perché insieme con la sua cerchia di Pitagorici è stato protagonista di una delle stagioni più complicate, ma anche più interessanti da studiare della storia della Magna Grecia. Cosa si sa di solito di Pitagora? Di Pitagora si sa appunto che aveva fatto il suo teorema e poi ci sono una serie di pittoresche in genere notizie biografiche che fanno parte per esempio eh, della tradizione arrivata dagli antichi che ci parlano di una serie di sue anche idiosincrasie se vogliamo un po' buffe. Per esempio sappiamo che odiava assolutamente mangiare le fave, le aveva vietate insieme con altri cibi ai suoi e, e quindi in sostanza quello che ci resta spesso nel, come grande pubblico di immagine di questo filosofo è appunto un filosofo che si occupava esclusivamente di matematica e aveva una probabile intolleranza alimentare che è un po' pochino per riuscire a capire perché invece quest'uomo ebbe un'importanza fondamentale non solo nella storia della filosofia ma anche nella storia eh, della politica della Magna Grecia e probabilmente venne anche scelto come punto di riferimento da filosofi successivi come lo stesso Platone ehm, per eh, tracciare quelle linee che poi serviranno appunto a Platone a delineare la sua società ideale. Allora, innanzitutto dovremmo capire chi era Pitagora e da dove veniva fuori. Pitagora ehm, è rimasto famoso per la scuola che ha fondato nella città di Crotone in Magna Grecia, ma in realtà era un uomo che proveniva dalla Grecia, ehm, dalla Grecia classica, diciamo così, dalla Grecia, dall'Ellas vera e propria, ehm, cioè era originario dell'isola di Samo. Isola di Samo che nel VI secolo però era come, molte, <coughs> come molti territori greci eh, in un momento di crisi politica perché appunto era stata eh, la città in particolare di Samo era caduta sotto il dominio di un tiranno Policrate. Quando noi parliamo della parola tiranno, noi abbiamo in mente gli autocrati, eh, purtroppo anche magari dei nostri giorni. Ehm, in realtà il tiranno greco è qualcosa di leggermente diverso. Si tratta sì di un individuo che prende il potere in maniera illegittima, eh, in genere attraverso un colpo di Stato, ma è anche un'espressione di innovazione politica spesso, perché i tiranni, eh, per arrivare appunto a scalare il potere, non contano tanto su quelle che sono le normali eh, i normali legami all'interno della cerchia aristocratica da cui comunque quasi sempre provengono come estrazione sociale, ma si basano appunto su un rapporto diretto con il popolo. Anche Policrate era un tiranno di questo tipo, eh, era molto legato all'aspetto mercantile dell'isola di Samo, che ovviamente essendo un'isola era molto proiettata sulle eh, rotte commerciali. Certo che la sua ascesa aveva dato particolarmente fastidio invece ad alcune famiglie della vecchia aristocrazia, di Samo che si erano viste tagliate fuori da quello che era il loro normale potere. Pitagora era un prob probabilmente anzi quasi certamente un discendente di queste famiglie e quindi sia per estrazione sociale sia diciamocelo anche per carattere personale perché non è che abbia mai dato l'idea di essere un uomo particolarmente accomodante aveva decisamente delle delle caratteristiche tiranniche lui stesso come carattere, mal sopportava appunto l'ascesa al potere di Policrate che si era portato dietro naturalmente anche una cerchia di stretti collaboratori, peraltro non tutti di origine aristocratica, questa cosa urtava profondamente Pitagora, tant'è vero che o volente o nolente, nel senso che ha capito che non era proprio il caso di rimanere a Samo, prende la via dell'esilio prende la via dell'esilio e lo ritroviamo qualche tempo più tardi appunto a Crotone. Cosa avesse fatto scegliere eh, Crotone come meta da parte di, di Pitagora non è chiarissimo dalle fonti, ma noi possiamo fare delle ragionevoli ipotesi sulla base di quei legami sociali, culturali e religiosi che intercorrevano fra le polis greche del periodo. Crotone non è una colonia ionica e quindi in teoria non ha dei rapporti eh, diretti di filiazione etnica con Samo perché è una colonia dorica, ma ehm, comunque aveva al suo interno un grande tempio di Era, era la principale protettrice della città. E l'era di Crotone era ovviamente collegata all'altro grande tempio che invece era eh, anche lì caratteristico della città di Samo, proprio il tempio appunto di Era. È molto probabile quindi che l'arrivo a, a Crotone di Pitagora sia collegato a questa serie di legami religiosi che mh, dovevano essere non solo dei contatti mh, sporadici ma probabilmente dei contatti eh, istituzionali o comunque eh, molto stretti fra, fra santuari che erano diretti, che erano eh, collegati alla stessa dea. E ehm, questo viene dimostrato dal fatto che non appena sbarca Crotone e teniamo presente che era un esule, e quindi in pratica aveva perso quasi tutto, ed era stato costretto ad abbandonare in patria anche probabilmente le sostanze di famiglia. Pitagora non è che arriva come un profugo col balcone, ecco, arriva e eh, lo ritroviamo immediatamente a presentarsi all'assemblea cittadina a Crotone. Il che vuol dire che, ehm, indubbiamente entra già eh, per una via privilegiata e viene riconosciuto come un personaggio eh, di un certo rilievo eh, sociale, di un certo prestigio. Da notare che in questo momento Pitagora molto probabilmente non è ancora un filosofo e un intellettuale conosciuto in tutta la Grecia, quindi si può presumere che eh, sia stato accolto così, così anche benevolmente da un'assemblea aristocratica perché probabilmente aveva dei legami con l'aristocrazia della, della città. Certo è che l'arrivo a, a Cortone scusatemi, di Pitagora sembra dalle, dalle fonti antiche che ce lo raccontano un po' l'arrivo di una rock star, nel senso che in pochi anni eh, Pitagora eh, si inserisce perfettamente nel tessuto sociale, religioso e politico della polis e mh, io mi rendo conto che eh, è una cosa che ci fa riflettere perché, eh, come immagino voi già, già sappiate, perché sicuramente i vostri eh, insegnanti ve l'hanno fatto eh, rimarcare. Al contrario del mondo romano, nel mondo greco il concetto di cittadinanza e anche di accoglienza era molto molto più eh, ristretto. Era difficilissimo che uno straniero, anche se risiedeva per anni all'interno di una città, riuscisse a diventare cittadino e riuscisse a partecipare alla vita politica, perché nel, nel migliore dei casi restava un, mite, un meteco senza diritti. Quindi poteva tranquillamente vivere all'interno della città, commerciare, Eccetera, ma la partecipazione alla vita politica della polis era ristretta a coloro che erano nati cittadini, che erano figli discendenti di cittadini, mentre nel mondo romano l'acquisizione della cittadinanza era estremamente facile, eh, nel senso che persino agli schiavi liberati, una volta che erano diventati liberti, eh, praticamente c'erano facilitazioni per, 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 per ottenere la cittadinanza romana. Questo nelle polis che avviene raramente. Quindi il caso di Pitagora, che invece nel giro di pochi anni troviamo perfettamente inserito all'interno della politica cittadina, ci conferma che il ragazzo, scusatemi la battuta, doveva essere davvero ben ammanicato e eh, probabilmente si giocò benissimo anche tutte le carte per eh, diventare un personaggio di spicco all'interno della eh, polis. Come lo fece? Lo fece ehm, innanzitutto ebbe anche una straordinaria libertà di movimento, perché Pitagora, che già all'epoca era conosciuto, anche se non conosciutissimo come intellettuale, come filosofo, arriva a Crotone e fonda quello che noi definiamo un tiaso. I tiasi per i greci erano, ehm, in genere viene tradotto con scuola. Ma eh, diciamo così, è qualcosa di un po' diverso da una scuola. Era più che altro un circolo club esclusivo eh, in cui si entrava esclusivamente per uh, cooptazione, quindi bisognava essere ammessi in qualche modo da coloro che erano già all'interno, dove si facevano una serie di attività culturali, eh, si approfondivano eh, degli, degli studi, erano un qualcosa mezzo fra il college e l'accademia di ricerca, ecco per fare un paragone moderno. E di conseguenza Pitagora fonda questo Tiaso in cui vengono ammessi, anzi non solo vengono ammessi, ma c'è cioè una valanga di richieste per entrare in questa struttura da parte proprio degli appartenenti alle giovani generazioni dell'aristocrazia di Crotone. Praticamente eh, Pitagora eh, riesce a coltivarsi eh, tutta la cerchia della nuova generazione della classe dirigente crotoniate. Come ci riesce? Beh, oggi diremmo con una straordinaria operazione di marketing, perché l'uomo, diciamocelo, aveva una certa, come dire, una certa abilità. Nel saper probabilmente sedurre, nel farsi gli amici giusti, ma anche nel pubblicizzarsi molto bene. In realtà, lui, appena arrivato a Clotone, ha stretto un'alleanza di ferro con uno dei personaggi eh, più importanti della città. Che è un aristocratico, ma è soprattutto un atleta molto conosciuto e molto noto. Si tratta di Milone di Crotone. Atleta famosissimo perché all'epoca aveva vinto una svrangata, cioè una quantità imbarazzante di gare alle Olimpiadi, e che peraltro ha detenuto il record di gare vinte alle Olimpiadi credo fino a 5-6 anni fa, perché davvero aveva vinto di tutto. Era essenzialmente un campione di lotta, pugilato e di tutto eh, di tutti gli sport affini e questo personaggio era un giovane molto promettente che quando incrocia Pitagora ha già vinto le Olimpiadi, ma insomma non ha ancora stravinto come succederà poi e le Olimpiadi eh, antiche come quelle moderne erano uno straordinario Palcoscenico internazionale. Gli atleti che vincevano una gara agli Olimpiadi non solo diventavano immediatamente famosi in tutta la Grecia, eh, il che voleva dire praticamente in tutto il mondo, eh, ma anche avevano una allure che li accompagnava, una sorta di aura che li abbracciava, che li rendeva eh, dei personaggi pubblici a tutto tondo, esattamente come i grandi campioni oggi ehm, dello sport professionistico. E questa cosa apriva spesso anche il via a folgoranti carriere politiche. Eh, perché insomma un uomo che si fosse dimostrato bravo a vincere alle Olimpiadi eh, molto spesso poi diventava un eroe nella sua città, veniva mantenuto a spese pubbliche, diventava una sorta di modello per tutti i giovani, i ragazzini, insomma, una sorta di totti all'ennesima potenza, ma soprattutto assai spesso gli venivano poi conferiti anche degli incarichi pubblici, come per esempio eh, la conduzione dell'esercito, la conduzione produzione di campagne o anche proprio eh, incarichi politici Milone, che già era famoso prima di arrivare, diciamo così, prima che Pitagora arrivasse a Crotone, divenne una sorta di pupillo di Pitagora, anche perché, secondo alcune fonti, eh, ne sposò o la figlia o una sorella. Non è ben chiaro chi fosse la donna, che in qualche modo era, era diventata la moglie di Milone, ma comunque una mh, appartenente alla famiglia, alla cerchia più stretta familiare dello stesso filosofo. E Pitagora. Ehm, per Milone divenne qualcosa di più che un punto di riferimento filosofico, ma divenne un vero e proprio guru, ehm, guru di riferimento anche per quello che riguardava la dieta e la preparazione atletica. Dunque, quando noi pensiamo a Pitagora, lo so che fa ridere, ma per noi eh, oggi è essenzialmente un filosofo e un matematico. Probabilmente per gli antichi, era qualcosa di più simile a Murigno, nel senso che era il guru e l'allenatore di uno degli eh, atleti più famosi del periodo. Ma non era soltanto questo, perché sulla scorta di Milone eh, all'interno del Tiaso Pitagorico cominciarono ad entrare anche tantissimi altri atleti che ebbero anche loro un sacco di successi alle Olimpiadi e alle altre gare panelleniche. Per cui si cominciò a. Diffondere questa idea che Pitagora fosse una sorta di regnida degli atleti, chiunque fosse ammesso eh, nella sua cerchia e seguisse quelle che erano le sue prescrizioni eh, salutistiche anche e di allenamenti, diventava immediatamente un atleta di prima grandezza. Eh, ora, voi immaginate cosa questo potesse comportare anche a livello di conoscenza e di fama per un personaggio? Perché insomma i grandi filosofi greci, diciamocelo francamente, come gli intellettuali oggi, ehm, erano magari famosi all'interno della cerchia di altri intellettuali che leggeva le loro opere, ma Pitagora era qualcosa di più, era un nome che era conosciuto da chiunque fosse andata fosse andato nello stadio, quindi era veramente qualcosa di molto differente, di molto di più. Per questo prima avevo detto che ha un successo pari a quello di una rockstar, perché davvero non dico che è il Damiano dei Maneskin di di allora, però insomma ci siamo parecchio vicino. Eh, questo fatto che eh, peraltro appunto la filosofia pitagorica diventa non soltanto una filosofia astratta ma anche proprio un modello di vita era molto sentito perché appunto all'interno del Tiaso pitagorico c'erano delle regole strettissime sia per quello che riguardava i tabù alimentari, per esempio erano vegetariani, eh, non potevano con, appunto consumare alcuni tipi di legumi, eh, addirittura nella cerchia più ristretta del filosofo dovevano essere praticate una sorta di comunismo pitagorico nel senso che tutte le sostanze e stiamo parlando di uomini che quando entrano nel Tieso fanno parte delle famiglie più ricche della città, quindi di sostanze ne hanno parecchie. Venivano in pratica o tutte o in parte messe in comune, ma soprattutto c'era anche questa idea che i pitagorici lavorano come un gruppo. Infatti sono una delle poche scuole greche che viene proprio identificata con un nome collettivo i pitagorici sono i pitagorici eh, lavorano in team anche sulle acquisizioni matematiche quindi eh, continuano a studiare partendo da quelle che sono le intuizioni matematiche del maestro ma sviluppano eh, poi tutta una serie di teoremi connessi e di riflessioni matematiche che però non sono eh, come dire non sono attribuite ad un singolo studioso nel senso che eh, la regola che, vive, che vigeva all'interno del gruppo di Pitagora, e anche questo dimostra il carattere abbastanza tirannico dell'uomo, eh, era che qualsiasi cosa venisse prodotta anche dai suoi discepoli, in qualche modo o finiva sotto il generico nome di pitagorici, oppure proprio veniva attribuita direttamente al maestro. E questo è il motivo per cui ci sono dei forti dubbi che il teorema, che poi noi conosciamo come teorema di Pitagora, sia stato effettivamente dimostrato o portato avanti da lui può essere che sia stato un lavoro collettivo che gli è stato, ehm, che gli è stato eh, attribuito proprio perché era normale che i Pitagorici attribuissero a lui qualsiasi scoperta pitagora era decisamente un personaggio molto particolare e la sua il suo tiaso divenne ben presto una vera e propria setta e come tutte le sette non aveva anche molta simpatia da parte di altri che erano esterni, innanzitutto perché non era chiarissimo che cosa fosse insegnato di preciso all'interno di questa scuola, nel senso che tutti gli alunni facevano voto, eh, o i partecipanti, o comunque i frequentatori della cerchia pitagorica, facevano voto di non rivelare mai agli estranei quali fossero eh, di preciso i contenuti delle lezioni, e, e che peraltro venivano quasi sempre. Sempre fatte in maniera orale, quindi non lasciando una, te una testimonianza scritta, il che è uno dei problemi anche oggi per gli studiosi per riuscire a capire che diavolo dicessero i pitagorici, perché purtroppo tutte le fonti scritte che ci raccontano la loro dottrina sono successive, a volte anche di molti secoli, proprio perché la trasmissione di questo sapere era essenzialmente orale. Eh, sicuramente loro si occupavano di matematica, di fisica, di filosofia e anche però di politica, nel senso che c'erano delle teorie specifiche eh, che riguardavano il buon governo della città. I pitagorici peraltro non facevano mistero di avere anche come loro caratteristica quella di forgiare le nuove generazioni, poi rimandarle nel mondo, ma tenere comunque questi personaggi, questi giovani, molto legati alla setta. Quindi alla fine, in qualche modo, anche, le città, appunto, come Crotone, eh, si, anche nelle città come Crotone si sviluppò una certa insofferenza o perlomeno una certa diffidenza nei confronti dei pitagorici. Pitagorici, primo, perché appunto non si riusciva bene a capire che cosa spiegassero dentro a questa scuola, e i pitagorici, detto tra di noi fuori dai denti, avevano anche un'incredibile capacità di rendersi antipatici, perché ehm, si rifiutavano di fornire spiegazioni, spesso si rifiutavano anche di avere proprio dei rapporti di amicizia o di frequentazione con gente che non facesse parte della setta, un po' immaginatevela come una sorta di Scientologi dell'antica Grecia. E ehm, il problema è che tutti si accorsero nel giro di pochi anni che questi giovani che venivano inviati dalle famiglie crotoniate al Tiaso Pitagorico per istruirsi, quando tornavano indietro, un po' perché erano figli dell'aristocrazia crotoniate e un po' perché all'interno della cerchia conoscevano tutti gli altri... Ehm, emergenti, giovani emergenti della classe dirigente, finivano con l'essere dei veri e propri infiltrati all'interno delle istituzioni cittadine. Nel giro appunto di dieci anni, praticamente tutti coloro che a Crotone hanno una qualche carica pubblica o sono stati allievi di Pitagora o sono in qualche modo collegati alla sua cerchia. Questa cosa ovviamente aveva un che un po' inquietante per chi lo guardasse dal di fuori, perché era una sorta di presa del potere da parte di personaggi che erano cooptati, quindi anche se poi passavano le elezioni lo passavano perché in sostanza erano, si spalleggiavano tutti tra di loro e alla fine era una sorta di eh, davvero presa del potere da parte di un gruppo anche piuttosto compatto di persone che avevano un, la stessa formazione culturale. All'interno della cerchia di Pitagora peraltro non è che tutti andassero così d'accordo, perché eh, diciamo così, quando succedevano degli screzzi interni, come in tutte le sette, chi metteva in dubbio le parole del maestro oppure cercava una strada personale veniva duramente osteggiato. Un esempio classico fu quello di Paso di Metaponto, che era questo matematico molto eh, dotato, probabilmente era considerato il migliore tra gli allievi di Pitagora, che è quello a cui il maestro in qualche modo aveva, uh, era stato per qualche tempo il suo pupillo, ma che ad un certo punto si trovò travolto dall'ira di Pitagora perché appunto per aver portato avanti i suoi studi aveva scoperto l'esistenza dei numeri irrazionali, tipo la radice di due. E questa cosa scardinava uno degli assunti base del maestro, cioè che eh, tutta la realtà fosse basata sul numero e tutta la realtà fosse razionale. Quindi la scoperta di numeri che in realtà razionali non sono minava proprio dalle fondamenta quelli che erano i principi dell'agire pitagorico e della filosofia pitagorica. Il Paso fu brutalmente minacciato spiegandogli che questa scoperta doveva essere immediatamente dimenticata e siccome invece lui appunto si rifiutò di non parlarne più e di far finta... Di non averla scoperta, eh, divenne oggetto di una vera e propria persecuzione, fu cacciato dalla, se dalla setta, eh, tutti i suoi ex compagni ed amici ebbero l'ordine di non rivolgergli più la parola e addirittura nella tradizione eh, si racconta che sia morto, poi affogato eh, in un naufragio molto sospetto. Alcuni dicono: appunto per la maledizione di Pitagora, altri forse ipotizzano che invece la maledizione fosse stata molto più, più praticamente una sorta di omicidio o di qualcosa pianificato. Quindi insomma comincia anche a diffondersi a Crotone l'idea che chi è contro Pitagora non solo è escluso dal potere ma rischia anche delle grandi brutte fine. Ecco, insomma non era tanto simpatico stare eh, sulle scatole ai pitagorici perché erano una potenza sia dal punto di vista intellettuale sia dal punto di vista, a questo punto, anche politico. Il punto, eh, l'acme della potenza politica dei Pitagorici si ha con la vicenda di Sibari. Sibari era una città vicina a Crotone, eh, che diciamo così eh, ebbe, eh, aveva però avuto una storia completamente diversa. E diciamo così, è passata poi alla storia come una città estremamente godereccia, eh, dove appunto i piaceri carnali erano molto seguiti, ma aveva anche una grandissima ricchezza, perché eh, si trattava sia Crodone sia Sibari di due città che avevano sfruttato al meglio anche le mh, caratteristiche della Magna Grecia di eh, feracità del terreno, di eh, anche posizione geografica favorevole ai commerci. Sibari in qualche modo era stata adocchiata dai Pitagorici perché c'erano nelle città vicine a Crotone, erano nati anche delle piccole cerchie pitagoriche locali che comunque rimanevano sempre in stretto contatto con la madre patria, con quella centrale di Crotone. Erano appunto una sorta di casa, di casa madre che dopo inviava delle delegazioni e questi tiasi, quindi anche a Sibari probabilmente, avevano la stessa funzione che a Crotone, cioè quella di educare giovani che poi venivano inseriti nei go nel governo della città. Sibari però ha una, una evoluzione molto diversa, nel senso che eh, il, il tessuto sociale è molto diverso e i pitagorici fanno fatica a, ad avere lo stesso successo, anche perché appunto la città è molto godereccia, quindi quando cominciano a cercare di imporre le loro regole severissime, sia in fatto di vestiti, sia in fatto di comportamenti, sia in fatto di eh, cibo stesso, Probabilmente i sibariti li guardano come dire: questi sono dei fanatici, per l'amor di Dio stiamoci distante. In realtà, noi sappiamo che esisteva un tiaso pitagorico a mh, Crotone, che aveva circa 300 aderenti, ma diciamo così non, non, non sembra di rimente per quella che è la politica cittadina, soprattutto perché la politica cittadina è in mano lì ad un tiranno che è Telis di Sibari. Il problema è che Sibari sta cercando in qualche modo di espandere la propria influenza ed entra appunto in questa sfera di influenza un atleta che è Filippo di Buttacide, che è di origine eh, crotoniate. Filippo di Buttacide è un personaggio, anche lui è un, è un, un atleta, anche lui aveva vinto un'Olimpiadi, quindi non era. Allo stesso livello di fama di Milone, ma insomma era molto conosciuto in Grecia, e ehm, fa un'alleanza matrimoniale ehm, forse non particolarmente accorta, nel senso che di ritorno dalle Olimpiadi ehm, si fidanza con la figlia di Telis di Sibari quindi con la figlia del tiranno di Sibari. Siccome i pitagorici crotoniati sanno che eh, Filippo è un uomo estremamente, eh, come dire, mh, ambizioso, già questa mossa non piace loro tantissimo, perché hanno paura che sia la prima mossa per cercare di instaurare anche a Crotone una tirannide e che Filippo voglia farsi tiranno. Quindi eh, mobilitano contro Filippo tutte le armi della loro propaganda e riescono a mandarlo in esilio. Filippo si eh, girerà per varie zone della Grecia continentale e anche per la Cirenaica, dove peraltro vedremo che incrocia a questo punto le strade di un altro, eh, di un altro diciamo così, personaggio che ha perso la sua importanza politica in patria. E cioè del principe spartano Dorieo, che era uno degli eredi della famiglia, ehm, della famiglia reale spartana, delle due famiglie reali spartane, ma perché per tutta una serie di eh, complicate questioni dinastiche che adesso vi salto di spiegare, ma che se volete andare a vedere sono spiegate chiaramente in Erodoto, era finito anche lui ehm, lontano dalla sua patria in cerca in pratica di collocazione. Cosa succede? Che fra Sibari e Crotone intanto la tensione sale. Sale perché appunto eh, Crotone non apprezza il successo anche commerciale che Sibari sta avendo in questo momento e soprattutto c'è una forte frizione politica perché ad un certo punto Telis di Sibari, il tiranno, si stufa delle pressioni che il tiaso locale dei, c dei Pitagorici cerca di esercitare per limitare il suo potere e decide che eh, espelle eh, con la violenza i 300 aderenti a questo tiaso e praticamente li scaccia dalla città. Questo è evidentemente un atto di guerra e viene recepito come tale dai crotoniati. E a questo punto è evidente che fra le due città scoppi una eh, vera e propria ehm, tensione che poi sfocerà in una guerra. C'è il punto che bisogna però trovare per questa guerra un comandante all'altezza e indovinate un po' chi, chi, chi mettono sul ca in campo i Pitagorici, ovviamente sempre Milone ma eh, non ci dimentichiamo che c'era anche lì Filippo di Butacide il quale forse nel pensiero di riacquistare meriti presso i crotoniati che l'hanno mandato in esilio forse perché vuole giocare la carta della sua eh, nuova capacità eh, diciamo, di contattare persone a livello internazionale riesce a convincere a parteggiare per i crotoniati Dorieo che comunque è uno spartano e si sa che gli spartani prima di tutto sono di origine dori come i fondatori di Crotone e in secondo luogo sono considerati i migliori guerrieri al mondo, in quel momento perlomeno nel mondo greco. Quindi insomma Filippo si gioca la carta di Dorieo per essere riammesso in patria. A questo punto è divertentissimo perché nelle fonti notiamo che c'è una vera e propria offensiva pitagorica per riuscire a togliere ad orie ogni merito sulla, per la vittoria. Ci deve essere stata una sorta di eh, vera e propria guerra di propaganda all'interno di Crotone perché noi abbiamo da un lato tutta una serie di fonti che ci parlano del rapporto diretto fra Milone e le due principali divinità della Crotone dell'epoca, cioè il Tempio di Era. Che addirittura eh, si dice che ad un certo punto la statua di Era si era messa a piangere sangue, eh, che aveva indicato chiaramente Milone come il personaggio che doveva guidare le armate e, e anche il tempio di Eracle. Eh, perché appunto l'era crotoniate è un'era molto particolare. Perché mentre nel resto del regno greco del scusatemi, della mondo greco era e considerata una divinità ostile a Eracle. Nella, eh, era Crotoniate, cioè nell'era di Crotone, invece la divinità era, era considerata mh, se non la madre, la nutrice di Eracle, quindi colei che lo aveva allattato da Bimbo. E quindi il rapporto era Eracle. È era mh, molto mh, stretto a crotone milone che si deve accontentare in un primo momento di essere il secondo in comando scatena proprio una vera e propria eh, propaganda offensiva propagandistica contro dorieo perché lo colpisce proprio sulla sua vicinanza a eracle dorieo essendo un re di sparta era un eraclide quindi era considerato discendente diretto di eracle milone invece si propone non come discendente ma proprio come il nuovo Eracle, eh, si presenta addirittura nelle assemblee pubbliche con la leontè, cioè con la pelle di leone che, eh, e la clava che sono gli attributi che genericamente noi attribuiamo appunto alla figura di Eracle sia nelle raffigurazioni ehm, va, del vasellame sia nelle raffigurazioni della statuaria greca, ma questi due, ehm, due questi due oggetti legati alla figura di Eracle vengono entrambi presi da Milone che proprio gira per Crotone travestito in pratica da Eracle, come dire a Doriossi sì, tu sarai anche il nipote, ma io sono l'Eracle eh, di vivo i pitagorici li tengono botta nel senso che è evidente che appoggiano il loro campione tant'è vero che alla fine nonostante dorieo partecipi alla battaglia e la vinca ehm, noi notiamo che nelle fonti il suo apporto è estremamente ehm, passato quasi sotto silenzio e ehm, viene molto ridimensionato e addirittura alla fine il principe dorieo ehm, non ottiene poi nemmeno troppa riconoscenza da parte di Crotone, che invece ha vinto la battaglia contro Sibari. Guerra che peraltro è veramente una guerra senza, ehm, senza risparmiarsi. Ehm, C'è una sorta di massacro nella battaglia finale perché i Sibariti vengono eh, letteralmente uccisi eh, senza nessuna pietà, quindi si tratta veramente di una lotta all'ultimo sangue. Cosa succede subito dopo? A questo punto i Pitagorici sono praticamente i padroni del campo e Pitagora è una sorta di divinità a Crotone. Questo forse fa perdere loro definitivamente il senso della misura perché eh, non hanno più nessuna... Nessun limite a quello che pensano di poter fare e tirano decisamente troppo la corda. Le prime frizioni avvengono con la spartizione del bottino perché abbiamo visto che i pitagorici sostenevano il comunismo pitagorico, cioè il fatto che le, ehm, le ricchezze dovessero essere messe in comune, in pratica gestite anche in comune senza l'assegnazione di un vero e proprio titolo di proprietà. Ma vaglielo a spiegare ai crotoniati che hanno combattuto la guerra contro Sibari, che invece i e tutto il bottino che è stato preso dalla città non deve diventare, non viene spartito come si faceva normalmente nelle guerre antiche, ma viene messa in una sorta di enorme cassa comune. Evidentemente, qualcosa di molto difficile da far digerire a chi è estraneo alla setta. Per giunta a Crotone eh, aumentano anche le persone che cominciano a guardare il tiaso pitagorico con molta molta sospetto, perché è chiaro che questi sembrano davvero affamati di potere e sembrano anche parecchio fanatici. Infatti eh, ci sono tutte delle voci che cominciano a, lev a levarsi contro il lo strapotere di Pitagora. Il capo di questo, non possiamo dire partito di opposizione, ma sicuramente di questa opposizione generalizzata, è peraltro un giovane aristocratico che forse con la cerchia pitagorica aveva anche un po' il dente avvelenato, perché si racconta che lui avesse chiesto di entrare all'interno del Tiaso e non è ben chiaro se sia stato ammesso e poi cacciato, ma questo è improbabile perché gli avrebbero fatto terra bruciata, oppure proprio dopo una prima valutazione gli era stato direttamente negato l'accesso. Cilone non apprezza evidentemente questa scelta e decide di fare eh, contro i Pitagorici una vera e propria operazione eh, di guerra, di guerra intestina, nel senso che gli rivolta contro eh, tutta la città. Eh, ma siccome questo non basta per togliere loro il potere, ad un certo punto si passa ad una e propria, eh, un vero e proprio golpe, che passa per un episodio particolarmente violento, nel senso che eh, Cilone sapeva che una sera tutti i pitagorici, quelli che contavano di più, compreso il maestro, si sarebbero ritrovati come erano soliti fare nella casa di Milone per una cena, diciamo così, di gala. E eh, lui, appunto, tesse un'insidia nel senso che aspetta che tutti i pitagorici si siano accomodati all'interno della sala e poi chiude ehm, di nascosto le porte e dà fuoco all'edificio. I pitagorici, quindi, fanno veramente la fine del sorcio nel senso che riescono, sono, sono dentro, chiusi all'interno di questo edificio. Molti di loro muoiono, quei pochi che escono vengono aspettati fuori dalle, dai complici di Milone, che li ammazzano letteralmente a bastonate. Ed è una vera e propria debacle: non si sa nemmeno che fine faccia di preciso Pitagora, perché. Eh, le leggende sono contraddittorie, secondo alcune fonti, sarebbe morto anche lui all'interno della, della sala della, della, mh, della casa bruciata. Secondo altre, si sarebbe salvato fortunosamente, ma sarebbe stato inseguito e catturato in un secondo momento, anche perché, secondo la leggenda, si era rifiutato di salvarsi nascondendosi dentro ad un campo di fave. Chi resta in campo dopo questo eccidio? Non tutti i pitagorici sono, uh, sono, stati sono stati uccisi o sono in rotta, in realtà a Crotone rimane ancora, non Milone che da quanto ca non capiamo nemmeno se in realtà in questo momento fosse ancora vivo, ma sicuramente resta sul campo il genero di Milone che era Democede di Crotone. Personaggio interessantissimo perché è una sorta di 007 dell'antichità. Eh, di spia e di doppio giochista perché era un medico crotoniate che in realtà aveva avuto un'esperienza internazionale perché era stato il medico personale di Dario di Persia, e poi era ritornato a Crotone e, probabilmente, grazie ai suoi agganci con i pitagorici era riuscito a diventare, a farsi riammettere in città nonostante il fatto che avesse un po', diciamo così, ehm, eh, flirtato con i persiani e poi appunto a farsi riammettere in città era diventato il genero di Milone ed era in quel momento tra l'altro ricopriva la prestigiosa carica di capo degli Efebi, cioè praticamente era quello che era ehm, incaricato dell'educazione militare dei giovani crotoniati. Eh, Democede è veramente probabilmente uno dei duri e puri della cerchia pitagorica, infatti rifiuta qualsiasi tipo di alleanza e di accordo con Cilone e proprio per questo Cilone eh, gli fa un vero e proprio agguato in assemblea, nel senso che lo convince ad andare davanti all'assemblea per parlare di quanto è accaduto, ma trasforma questa, questo arrivo davanti all'assemblea in una sorta di processo politico in cui i Pitagorici vengono accusati di cercare il potere di essere stati la vera rovina di Crotone e così via. E alla fine il povero Demo, povero fino a un certo punto, perché ripeto, era una delle figure di spicco del regime, cerca di fuggire, si mette in salvo riuscendo ad allontanarsi. Ma ehm, addirittura eh, riorganizzerà gli efei per tentare un colpo di mano militare, quindi per rientrare in città con la forza. Ma verrà scomparso, ucciso nel corso della battaglia, oppure se ehm, Veng riesca a fuggire, quello che ci dicono alcune fonti è che gli viene messo sulla, sulla sua testa una taglia, e quindi in sostanza viene alla fine eliminato anche lui. Insomma, la eh, storia dei pitagorici si conclude in qualche modo nel sangue eh, e in un colpo di Stato. Dopo la morte di Pitagora e dopo la eh, debacle che eh, subisce la mh, cerchia pitagorica di di Crotone restano però ancora attivi in diverse città della Magna Grecia, i Tiasi, diciamo così, figli di quello crotoniate. Ce ne sono a Taranto, ce ne sono in tutte le piccole e grandi città della Magna Grecia. Questi in qualche modo eh, non riusciranno più a riorganizzarsi in modo organico, perché ogni Tiaso in pratica sembra una volta perso il punto di mh, focalizzatore che è la figura di Pitagora sembra un po' andare per conto suo e molto Spesso si riducono davvero a dei tiasi intellettuali che portano avanti ricerche di filosofia e matematica. Però il loro influsso continua ad essere molto forte anche sulle aristocrazie indigene, perché non dimentichiamo che anche i figli dell'aristocrazia indigene venivano spesso inviati. In questi tiasi pitagorici, eh, proprio per eh, avere un'educazione più raffinata, e questo porterà, peraltro, anche numerosi esponenti della nascente aristocrazia romana ad avere contatti diretti proprio con i pitagorici di Magna Grecia. Contatti che vengono ricordati anche nelle fonti storiche, per esempio, per quanto riguarda l'educazione di Numa Pompilio, il cosiddetto secondo re di Roma, e per esempio, della cerchia degli Appiclaudi a Roma. Eh, quindi, voglio dire, l'influenza. Il politico eh, pitagorico poi anche al di fuori della Grecia fu importante perché molti dei figli delle aristocrazie sannite, dell'aristocrazia San dell romana stessa, furono probabilmente forgiati in dei circoli che, anche se non avevano più quell'importanza politica che avevano avuto all'epoca di Pitagora, continuarono però ad esercitare una forte egemonia culturale eh, sul territorio della Magna Grecia. Ecco, io spero che questa, questa disamina vi sia servita anche per avere uno, un occhio diverso su quello che era Pitagora e per capire come spesso quando si parla di intellettuali eh, dobbiamo smettere di considerarli come delle specie di santini che vengono eh, raccontati al di fuori di quello che era il contesto storico del loro tempo. In realtà quasi tutti i filosofi greci, perlomeno fino a Socrate, sono fortemente compromessi con quella che è la politica del tempo e quindi molte delle loro scelte anche di vita vanno assolutamente contestualizzate perché altrimenti risultano in parte incomprensibili. Ovviamente io so che questa è stata solo una specie di aperitivo, spero che qualcuno di voi voglia approfondire poi eh, queste tematiche, vi ricordo che molte delle cose che ho detto potete rintracciarle a parte che sui libri di filosofia e di storia del Periodo, ma anche andarle a ritracciare nelle fonti eh, contemporanee o di poco successive. Una dei principali fonti sono sicuramente le storie di Erodoto, che dedica comunque alla storia di Crotone un notevole excursus in cui racconta la storia di Democede in parte di Milone e anche di Dorieo. E anche e poi ci sono gli scritti di Giamblico che eh, in qualche modo ha fatto una storia anche della vita di Pitagore e della setta pitagorica e sono appunto delle fonti molto interessanti perché ci permettono anche di vedere come questi filosofi, oltre che interessarsi di politica, avevano anche una straordinaria capacità di fare marketing per se stessi, diremmo oggi, e anche di influenzare con la propaganda, con una propaganda degna direi quasi degli spin doctor moderni, eh, la politica delle loro città. Ora, io non so bene come devo fare a ripassare il, la parola a... eccolo eccomi qui, eccolo eh, no. eh, Allora, eh, Grazie a, a Galatea per questo importante eh, percorso in cui ci ha, ci ha guidato alla scoperta di, di retroscena, che nei quali magari ecco, i libri di storia o di filosofia... Eh, dedicano non, non molto spazio, ma che sono fondamentali per capire eh, soprattutto la complessità ecco, di, eh, di certe figure, come appunto quella, eh, quella di Pitagora, che appunto a dispetto della, chiamiamola così, popolarità eh, di, cui, di cui gode, eh, scopriamo appunto che eh, dietro a questa figura e alla sua scuola c'è un mondo eh, intero a cui eh, Galatea ci ha oggi eh, ci ha oggi introdotto. Eh, potete, se lo desiderate eh, porre delle domande eh, per soddisfare delle curiosità alla nostra, eh, alla nostra ospite utilizzando appunto la chat di, eh, di, di YouTube. E qualche, altra, qualche domanda nel frattempo Galatea è arrivata per altre per altre vie una prima domanda hai indirettamente già risposto eh, con, la, con la conclusione del tuo intervento perché c'era una domanda che ci è stata posta eh, dalla, dalla collega professoressa Veronica Melis che peraltro saluto eh, con grande piacere e che ringrazio per la Preziosa collaborazione che, che mi ha dato eh, anche a distanza eh, nella realizzazione di questo ciclo di, eh, di interventi, che poneva appunto il problema delle, di quali sono le fonti che ci parlano di, di Pitagora e dei, e dei pitagorici, anche alla luce di quello che si diceva prima della eh, segretezza di cui che caratterizzava eh, la vita. Della, del Tiaso Pitagorico, appunto, quindi insomma, fondamentalmente Erodoto eh, è la fonte principale che ci, eh, che ci parla di queste, di, questi, di queste cose, vero Galatea? Sì, appunto Erodote e Giamblico sono le due fonti principali. Poi, ovviamente, molti accenni sono contenuti nella scoliastica, cioè nei commenti, soprattutto nei commenti dei dialoghi platonici dedicati a personaggi pitagorici come il Timeo, per esempio dove ci sono tantissimi accenni. Teniamo presente, accenni sparsi poi si trovano in tutta la tradizione, in Aristotele, in altri filosofi minori. Eh, purtroppo appunto lo scoglio principale è questo. Primo che non sappiamo quanto quello che ci viene raccontato sia corretto, perché ovviamente spesso tra la fonte e la trasmissione orale sono passati diversi secoli. Quindi non solo magari sono stati interpretati male, ma anche eh, sono stati ulteriori Rimaneggiati anche da queste cerchie pitagoriche seriori, eh, perché anche molta cosa, molte cose vengono direttamente dalla tarda antichità, dove oramai la, la tradizione. Mh, Pitagorica si è eh, confusa con mille altri rivoli, addirittura con pezzi di gnosticismo, con, eh, con pezzi di altre religioni più o meno ufficiali, segrete, e misteriche. Quindi è difficile anche capire cosa fosse originale e cosa sia un'incrostazione successiva. Eh, poi, appunto, c'è il problema che molti di coloro che accennano a, questi, a queste conoscenze lo fanno in maniera o incompleta perché non facevano parte della cerchia e quindi le sanno sì ma come possiamo noi parlare appunto di una setta di cui non facciamo parte oppure accennano ma appunto in maniera molto molto vaga e complessa da decrittare perché fanno parte della setta pitagorica quindi hanno accettato in qualche modo il patto di non parlare ehm, di cose che di cose segrete e eh, destinate soltanto agli adepti quindi in realtà tutto quello che noi sappiamo sui Pitagorici, al di là delle, delle informazioni storiche e che riguarda invece la loro dottrina, è sempre molto confuso ed è anche sempre molto scivoloso, perché molto spesso chi parla della dottrina pitagorica non era un pitagorico, o perlomeno lo era in tempi talmente lontani dalla... Dall'originaria eh, costituzione della setta, che probabilmente è un po' come se oggi qualcuno si mette a parlare eh, di neostoicismo, cioè è evidente che i neostoici di oggi non sono certo gli stoici di Catone o di Zenone. Ecco, certo. Ehm, Un'altra questione: mm, sì, abbiamo visto come gli interessi dei Pitagorici siano, eh, siano vastissimi, interessi che vanno dalla scienza alla filosofia alla politica, e però alla, fine anche, per, eh, alla fin fine, anche per riallacciarci un po' al tema della nostra eh, chiacchierata di oggi, perché alla fine della giostra rimane solo un teorema di, questo, di tutto questo. No, in realtà rimane molto altro, nel senso che il teorema di Pitagora è rimasto famoso perché appunto è quello che porta tutto il suo nome. In realtà poi tutta la matematica pitagorica è entrata nella grande tradizione che poi arriva fino ad Euclide che passa per Democrito, che passa per tutta la costruzione, per esempio dei solidi, eh, tutte le formule che servono a replicare i cubi, lo studio delle piramidi e delle proprietà delle piramidi eh, in Democrito e in altri eh, filosofi greci sono debitori alla alla matematica pitagorica. Lo stesso Platone nei suoi dialoghi matematici riconosce tutto questo filone di tradizione eh, che appunto deve tantissimo alla matematica pitagorica. Quindi in realtà gran parte della matematica greca che noi oggi conosciamo eh, fino appunto ad Euclide è uno sviluppo di idee eh, nate nella cerchia di Pitagora. Sì, eh, io spero si sia sentito ovunque perché per un attimo abbiamo perso il tuo, perso il tuo, il tuo audio. Spero, spero. No, no, ma so, so che in classe si sono, nelle classi si è, si è sentito. Per cui l'importante eh, è quello. Un'altra domanda: da questa è una domanda da un milione di dollari. E, una ne, figura ne, con. Lo date? Allora, l'originalità della figura di, di Pitagora ci fa anche capire che tutto sommato questa civiltà della Magna Grecia non è stata semplicemente un prendere la cultura greca e e, e spostarla altrove geograficamente, c'è un, decisamente un di più. Ma in realtà è semplicemente cultura greca. Cioè, per i greci il concetto non esiste, nel senso che ovunque ci sono greci è cultura greca. Ecco, dal punto di vista geografico è completamente ininfluente. Essere un greco di Siracusa, essere un greco di Atene o essere un greco di Mileto. Per la mentalità greca, se sei nato da Greci sei greco comunque. È soltanto un caso che tu sia nato geograficamente in posti, eh, in posti lontani da quella che oggi. Anche perché i concetti di stato territoriale sono dei concetti moderni, o perlomeno certamente più moderni rispetto al greco: cioè nascono. Eh, a partire dalla costituzione, in sostanza, dello Stato romano. Quindi per gli antichi tutto questo, ma anche per i romani se ci pensi, dovunque tu nasca tu sei romano se sei cittadino romano, puoi essere nato in Britannia, puoi essere nato a Siracusa, puoi essere nato a Roma, ma i tuoi diritti sono lo, st lo stessi, cioè il problema della, di, di, di vedere una differenziazione tra la cultura della Magna Grecia, la cultura della Grecia la cultura della Grecia Ionica è più diciamo un portato delle letture moderne, cioè siamo noi moderni che abbiamo questa idea dello Stato nazionale che ha dei confini precisi, chi abita dentro quei confini è cittadino di quello stato lì ed è legato solamente a quel territorio lì. Ma questo è un concetto che si sviluppa decisamente dopo. Per gli antichi in linea generale quello che conta è la discendenza della famiglia, quindi la discendenza della stirpe, che dopo tu sia nato da una parte o dall'altra, le tue origini sono quelle della tua famiglia. Che da un certo punto di vista è più chiuso, perché in realtà, appunto, come vediamo, per essere greco bisogna nelle città greche che tu sia nato da genitori di quella città, quindi esclude anche una concessione di eh, cittadinanza facile. Dall'altra, però, è incredibilmente più aperta, perché tu puoi essere greco ed essere nato anche a milioni di chilometri di distanza dalla Grecia, ma sempre greco rimani. Certo. Um, Un'altra um, un questione, c'è qualche esperienza a livello di eh, tra filosofia e scienza di età successiva o più recente che possa essere in qualche modo accostata a quella dei Pitagorici? Dunque, non in termini di sette, nel senso che i Pitagorici sono un po' un unicum, eh, come, eh, come, diciamo così, come configurazione eh, settaria, cioè. Mentre dal punto di vista dell'idea di creare dei tiasi di intellettuali che si dedicano allo studio eh, di determinate discipline, direi che invece questo è una, una cosa che era molto diffusa nel mondo greco, ma pensiamo anche quel, al tiaso di Saffo a Lesbo, eh, che lì si occupava sostanzialmente di poesia, ma era lo stesso tipo di impianto, se vogliamo, con il fatto che Saffo forse era un pochino meno egocentrica e un pochino meno... Eh, Assetata di potere, anche se anche dentro al Tiaso di Safo si parlava di potere ecco, quindi insomma non è che le donne fossero del tutto escluse ehm, dal punto di vista invece di creare un ambiente in cui si faccia ricerca scientifica in qualche modo illimitata in fondo il paragone più vicino è quello con la biblioteca di Alessandria che non a caso è un'invenzione greca anche quella, cioè i greci avevano quest'idea che in sostanza gli intellettuali dovevano essere lasciati un po' in pace a sperimentare e a cercare di scoprire le cose senza avere vincoli. E neanche senza avere troppi problemi per campare. In sostanza, credo che questo sia un concetto che, che poi è stato replicato infinite volte nell'Occidente, anche in Oriente, nel mondo musulmano, con la creazione delle università. Quindi voglio dire, è un'idea che poi ha avuto, ha avuto numerose reincarnazioni. Ehm, quello che per fortuna, forse sotto certi punti di vista, si è perso è l'idea proprio della setta in cui il capo della setta è un punto di riferimento indiscutibile e che non è possibile assolutamente contestare. Ecco, questo fortunatamente credo che l'abbiamo perso dal punto di vista scientifico, almeno non da quello politico purtroppo. Benissimo. Eh, quindi alla, mh, avviandoci un attimo così alla conclusione di questa nostra mh, chiacchierata, chiacchierata di oggi, eh, se dovessimo dire quindi qual è la, la vera e più completa eredità di Pitagora e dei Pitagorici, quale cosa veramente dobbiamo loro? della nostra della civiltà e della scienza di oggi. Oddio, è una domanda abbastanza vasta, eh, sicuramente loro hanno dato i fondamenti della matematica greca, e questo per quanto ovviamente anche la matematica usata da Pitagora, così come quella da Telete, non è un unicum che sboccia come si pensava nell'Ottocento dallo zero assoluto, anche perché loro il concetto dello zero assoluto non ce l'avevano, eh, visto che è un concetto matematico indiano. Ma diciamo così, riprendono alcune osservazioni che erano già. State fatte dai caldei, dai, dai babilonesi, dagli Assiri, dagli egiziani, la eh, capacità della cerchia pitagorica è stata quello di elaborare innanzitutto un sistema eh, organico riguardo al concetto di numero e riguardo al concetto anche matematico e geometrico di matema della matematica, perché non dimentichiamo che la matematica greca è mh, sostanzialmente una matematica su base geometrica, quindi non è su base algebrica. Eh, però, ripeto, ehm, questa è un'operazione di sistemazione che i Pitagorici hanno fatto, che Pitagora probabilmente ha anche fatto perché è il primo che arriva al concetto di numero e quindi questa è stata una svolta, io credo non soltanto nel, nell'Occidente, ma è stata una svolta a livello mondiale, quindi per questo indubbiamente sono, eh, sono molto importanti anche per la capacità di astrazione. Cioè Pitagora è uno dei primi filosofi che mette alla base della filosofia e trova che la prima sostanza delle cose è il numero, ma il numero è un'entità astratta. Quindi abbiamo fatto un passaggio di smaterializzazione rispetto anche a Pitagora, a, allo stesso Anassagora che verrà dopo. Cioè abbiamo eh, proprio completamente, siamo entrati completamente nel campo della speculazione teorica. Scusa Paolo, io non ti sento più. Non so cosa stai dicendo. Mi senti adesso? Adesso sì, grazie. Adesso sì. Ecco, allora, una domanda che è arrivata dalla chat che mi era sfuggita prima. Ci sono tracce di riflessione antropologico nella, nel pensiero di Pitagora? Beh, oddio, eh, di riflessione antropologica. Eh, di antropologia vera e propria, forse un po' troppo presto per parlarne, però sicuramente era una filosofia la sua onnicomprensiva e, occupandosi di politica, doveva avere anche una parte che riguardava appunto la natura dell'uomo e le sue, le sue decisioni, appunto anche comunitarie e politiche. Dopodiché, dal punto di vista antropologico, è anche molto interessante, ma non è detto che Pitagora ci abbia riflettuto, ma sicuramente ha imposto delle regole, ehm, delle regole anche alimentari, cioè in fondo la, la setta pitagorica è uno di quei casi in cui la filosofia si fa prassi di vita e eh, riprende anche una serie di tabù eh, alimentari che in genere noi associamo più che altro alla religione che alla filosofia. Eh, peraltro, forse essendo stato in contatto anche con influenze orientali, noi non siamo in grado esattamente di ricostruire il percorso culturale di Pitagora, però insomma, Samo era comunque un porto molto frequentato anche da gente proveniente dall'Oriente. E alcune risonanze, come per esempio la metempsicosi, l'idea che eh, le anime avessero una sorta di ciclo di reincarnazioni, anche questa è un'idea orientale che probabilmente arriva dall'India non siamo in grado di capire esattamente a qua, da quali canali queste cose siano arrivate a Pitagora, però gli sono evidentemente arrivate. Certo, eh, bene, direi che se non ci sono altre domande, altre richieste, eh, altre curiosità da sottoporre alla nostra ospite possiamo mm, eh, avviarci appunto alla, alla conclusione allora ringrazio veramente di cuore eh, Galatea Vaglio per aver accettato il nostro il nostro invito e per aver condiviso con noi eh, queste eh, suo, l, l, questa parte della sua vasta conoscenza eh, della, della, storia, della storia antica. E, il, um, e da parte mia, insomma, eh, oltre, eh, oltre a lei, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa e eh, appunto. Eh, la professoressa Melis eh, che ho già ringraziato prima, il professor Gelain, lo staff digitale. Il tecnico eh, Andrea Loiacono per l'assistenza tecnica eh, di, di oggi. E... Yeah. Direi, che, direi che saluto, saluto Galatea eh, chiedendole un'ultimissima cosa. Sulla sua ultima fatica letteraria, un, una parola, una su Teodora, che è giusto per concludere in bellezza, ecco, questo, questo nostro appuntamento. Beh, lì siamo nel campo del romanzo, perché come sai la, la saga di Teodora è una serie di romanzi storici, anzi una saga di, di romanzi storici eh, che si occupa proprio della figura di questa imperatrice, quindi in qualche modo di marzo ci sta benissimo, visto che è il mese delle donne, eh, che è stata una delle imperatrici eh, più importanti del periodo proto bizantino, anche perché era moglie di Giustiniano, ma è stata anche uno dei personaggi più improbabili capitati su un trono imperiale, Perché in sostanza era una ex attrice e In sostanza potremmo dire che è una Belenche che ce l'ha fatta, che però ha dimostrato poi una incredibile capacità politica da statista. E questo secondo volume si occupa proprio della storia di Teodora. È un romanzo, quindi insomma è scritto come un romanzo d'avventura, però insomma mi sono basata. Tendenzialmente sulle fonti storiche, rimaneggiando il meno possibile, e racconta proprio un momento di svolta nella storia dell'Occidente, perché spiega i motivi per cui si arriva alla guerra con il Regno dei Goti di Teodorico e dei suoi discendenti, come Malassunta, perché appunto Malassunta è la figlia di Teodorico, e ad un certo punto si è messa in testa, cosa risaputa anche nelle fonti storiche, di sposare Giustiniano, ma naturalmente Teodora non era particolarmente contenta di questa cosa, ecco. Va bene, e bene allora di nuovo, di nuovo grazie a Galatea per, per essere stata con noi e per aver dato inizio eh, assieme a noi al ciclo di quest'anno di eh, racconti dal passato. Eh, dimmi. Volevo salutare perché l'ultima volta che ero venuta ancora in tempi di prepandemia, una serie di ragazze non mi ricordo di che classe mi avevano perché avevo presentato, avevo detto che sarebbe uscito un libro su Giulio Cesare, non mi avevano chiesto ma parlerà poi anche in un libro di Antonio e Cleopatra? Sì, allora sta per uscire anche il libro su Antonio e, su Antonio e su Cleopatra, quindi non mi ricordo di che classe facessero parte, mi sembra che fossero del tecnico forse. Eh, ragazze, se volete, sì poi lo scritto anche sì, su ehm. più. benissimo allora eh, grazie a tutti coloro che ci hanno che ci hanno seguito e eh, vi diamo appuntamento appunto alla prossima eh, la prossima conferenza del nostro ciclo eh, avremo di cui sarà protagonista la professoressa eh, floriana ceresato eh, nostra docente che ci parlerà appunto della filologia ovvero la scienza delle parole un altro modo per conoscere di più il pass e meglio il passato e i suoi legami eh, con noi con il nostro presente grazie grazie di nuovo a tutti e buona giornata ciao a tutti